Il dossier denuncia commercio su Repubblica, abusivismo e contraffazione, un tandem che corre indisturbato lungo le vie, le piazze e le spiagge del bel paese, è stato presentato nella sede Confesercenti di Taurianova in concomitanza con la presentazione alla Camera dei Deputati. Si tratta dell'indagine ANVA Confesercenti sul fenomeno dell'abusivismo dei mercati e delle iniziative che l'associazione intende portare avanti per contrastare le varie forme di abusivismo e di concorrenza sleale nell'applicazione di un pagamento equo della tassa occupazione spazio e aree pubbliche e per una maggiore stabilità e trasparenza nell'esercizio del commercio su area pubblica. Il commercio su area pubblica, ha spiegato Rosario Antipasco, direttore ANVA, rappresenta una fetta importante nella distribuzione commerciale in Calabria con circa 5.000 imprese pari al 20% e con oltre 10.000 addetti. Questo settore, che rappresenta la prima forma di commercio al mondo ancora oggi, costituisce uno dei maggiori ammortizzatori sociali. La forte crisi economica che sta colpendo la nostra nazione, però, non ha certo tralasciato il nostro settore. I prodotti alimentari e l'abbigliamento sono quelli che hanno maggiormente subito la contrazione dei consumi. Per Antipasqua, quindi, la presenza dell'abusivismo commerciale all'interno dei mercati non può essere più tollerato. Gli ambulanti sono un bivio, perché? Ma io credo che gli ambulanti oggi, con l'iniziativa nazionale che Confesercenti ANVA ha presentato, è la dimostrazione che noi presentiamo uno stato del comparto, del commercio su aree pubbliche. Presentiamo dei dati che sono preoccupanti, la presenza di abusivismo nei mercati, la contraffazione e anche stessa, sono oltre 100.000 gli abusivi oggi che frequentano i mercati senza avere un permesso, senza avere un'autorizzazione, e questi creano seri problemi a chi è in regola, seri problemi anche a chi in questo momento, diciamo, di questo lavoro ne fa veramente una questione di vita in un momento di crisi. Ma come se ne esce? Se ne esce cominciando a istituire tavoli tecnici con confronti con l'amministrazione per far sì che su questo fenomeno ci sia una presa di coscienza. Oggi noi viviamo alcuni mercati dove c'è l'abbandono totale, dove non c'è controllo. Noi su questo vogliamo riflettere, vogliamo dire che chi è in regola deve frequentare i mercati, dobbiamo avere delle aree, diciamo, attrezzate, dobbiamo avere anche un controllo rispetto alla contraffazione, rispetto all'abusivismo che è presente anche nei mercati della provincia di Reggio Calabria. Voi avete proclamato uno sciopero generale quando? Noi stiamo valutando di fare una manifestazione nazionale in difesa del lavoro, in difesa del commercio su aree pubbliche, per il rilancio del commercio su aree pubbliche, contro l'abusivismo, contro la contraffazione. Sicuramente sarà nel 2016, nei primi mesi del 2016, sarà una forte manifestazione a Roma, indetta dall'ANVA Confesercenti. Noi intanto cominciamo ad prepararci affinché in tutti i mercati della provincia di Reggio Calabria ci sia un'attenzione e ci sia un contrasto forte da parte dell'amministrazione all'abusivismo commerciale.